in diretta anche su Facebook. Perfetto, dovrebbe vederci bene. Ok, bene, benvenuti, e anche oggi siamo pronti per fare la nostra routine. Bravi, bravi. Ok, vediamo se da qui riesco. Sì, mi vedete, perfetto, perché da qui non ho il sole negli occhi e posso salutarvi tutti benissimo. Ecco, adesso lo so. Bene, andiamo a mettere a posto così, così la stuoia. Dovreste vedermi bene. Bene, ciao Voce, ciao Luca, ciao Marco. Ben collegati, pronti, pronti. Monia, brava, Marco, ok, siamo pronti. Vedo che, ok, anche Gianni, mio socio, oggi che siamo il Voce, ok, buongiorno a tutti, grande Gwenda, Marco, ok, grande Marco Scalzo, grandissimo, grandissimo, bene, 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 allora, si dovrebbe vedere bene e anche oggi siamo pronti per fare la nostra routine di esercizi ad alta intensità. Perfetto, adesso vedo che state collegando un po' tutti, aspettiamo un minuto e cominciamo. Allora, io oggi sono andato a fare giro bike, domani andrò a riprendere anche la corsa run, diciamo, cerco un percorso domani mattino presto per non incontrare, per la mia e gli altri sicurezza, così restiamo belli distanti. Mi sto reidratando anche prima di cominciare con i sali della Enervit. Questa mattina ho usato maltodestrin. Queste praticamente va benissimo per chi fa ciclismo. Alta digeribilità e forza. Benissimo. Ok, allora siamo pronti. Vi saluto adesso perché poi contro sole non vi vedo. Ciao Massimo, ciao Nando, Pierluigi, grandissimo. Siamo pronti. Benissimo. Andiamo. Un ciao anche agli amici in diretta su Instagram. Perfetto, partiamo con, ok, e tra 5 secondi cominciamo con i flutter, ok, così con i piedi, bravissimi. Oggi li sento particolarmente, dunque braccia ben distese, partiamo con i flutter. Sento particolarmente stamattina fatto aumentare il chilometro, 35 km in bici, ciclismo, bene. Andata bene, un po' di vento contrario, ma insomma ci sta, ci sta. Stiamo lavorando bene sui quadricipiti, ecco, perfetto, bravissimi, bravissimi. Ok, perfetto. Primo round, dobbiamo di flutter in modo da andare a mettere in moto un punto. Bravissimi, bravissimi. Ok, oggi è giornata proprio da bike stamattina, fatta bene, e oggi pomeriggio facciamo la nostra routine. Domani farò, spero riuscire a fare almeno 40-50 minuti di run, e pomeriggio abbiamo la nostra diretta. Su, pronti con il secondo round, così. Bravissimi, andiamo a lavorare con le gambe e gli addominali bassi, tricipiti e quadricipiti. Volete sentire come lavorano, basta che mettete le mani qui, così, e sentite come va a lavorare il quadricipite. Benissimo, ok, bravi, bravi, andiamo a mettere in moto subito tutto. Perfetto, perfetto, bene, i flutter mettono sempre in moto, vedo che bravissimi, vi state con le, bravi, bravi, da qui sono accecato, non ci vedo, vi saluto dopo. Ok, allora, pronti per cominciare 3 round della barchetta, ok? Grande esercizio, sempre da inserire nelle nostre routine. Allora, ben distesi, tenete le braccia lungo il corpo così, con i palmi verso l'alto, e su, e andiamo su così, ok? Perfetto. Partite, cercate di chiudervi e sentite come lavora core stability, lavora questa parte. Ok, benissimo, però mettete in moto tanti muscoli, già solo tenere le braccia così, sento che lavora, ok, se sentite che lavora troppo andate un po' più indietro, recuperate e poi tornate su, cercate di far lavorare bene, ok, perfetto, perfetto,
Bene, devo montare il video e sugli acidi grassi, che è il terzo macronutriente, e spero di riuscirci a rilasciarlo domani. Ok, così mi direte cosa ne pensate anche di questo. Benissimo, benissimo, ok. Pronti per il secondo round della barchetta? Pronti? Go. Così, così. Perfetti, bravissimi. Bravissimi, ok, così. Più riuscite anche, magari cercate di partire più su, poi sentite come lavora, quanto lavora. Vedete anche in due, fate un round parziale e vedete voi come vi riesce in modo migliore. Piano piano riuscirete a tenerlo sempre più su, ok? 30 secondi, perfetto. 30 secondi non sono facili da tenere, e i 30 di, diciamo, recupero, riposo, chiamatelo come volete, ma passano in un attimo. In un attimo. Bene, allora, pronti per il terzo round? Bravissimi, sentite come già lavora, come sentite come andate su, come lavora subito l'addominale. Ok, ok, cercate di rimanere più su possibile. Ok, benissimo. Oh. Comunque il traffico è aumentato tantissimo anche nella mia zona. Qui speriamo che vada tutto bene. Perfetto. Allora, chi è già avanti con l'allenamento può portare le braccia ben distese e anche le gambe in avanti, in modo da aumentare la difficoltà. Perfetto. Tre round della barchetta e abbiamo fatti. Ok. Adesso andiamo con l'imperatore degli esercizi, a me piace chiamarlo così perché è esercizio eccezionale, quello mi ha dato la forza, insomma, per levarmi tante soddisfazioni nel triathlon. Ok, benissimo. Allora, adesso andiamo in posizione di plank, che è questa. Op, su, belli così. Allora, importante, glutei contratti, tenete bene i glutei contratti così e belli dritti. L'importante è che incurvate le spalle verso giù, così, un po' gobbi, ok? E sentite come lavora tutto il core, ok? Bravissimi, così, così, bravi, bravi. Perfetto, perfetto, bravi. Ne faremo tre round. Sentite che ogni volta che andiamo a farlo lavora sempre di più. Allora, magari se vedete che passano e non lo sentite tanto lavorare, vi spostate un po' più avanti sulle braccia, un po' più indietro sulle gambe, e vedete che il plank lavora sempre. Lui sta lavorando, tiene belli, sodi e tonici tutti i muscoli. Perfetto. Ma soprattutto core stabilità, dà la stabilità. Glutei contratti, così. Gobbi, inarcate le spalle. Bravissimi, così, così, bravi, ecco, manteniamo questa posizione, così, 30 secondi, bravi, ok, ok, perfetto, glutei contratti, perfetto, bravissimi. Oggi è il 59esimo giorno. 59esimo giorno delle nostre dirette, che ci alleniamo assieme, che portiamo avanti questa nostra oretta, perché è fatta di esercizi ad alta intensità, poi finita la routine di due cicli da 19 round, esercizi per i glutei e le gambe, e alla fine andiamo a fare la nostra. Perfetto, terzo round di plank e alla fine andiamo a fare stretching. Bene, come vi dicevo, glutei contratti, spalle convesse così, e portate un po' più avanti o un po' più indietro a seconda come sentite lavorare meglio il vostro corpo. Bravissimi, bravissimi, così, glutei contratti, bravi. Sì, eccoci, perfetto,
Bravissimi. Ok, allora, da lunedì vedrò cosa cambierà praticamente della nostra routine. Adesso andiamo a fare il plank. Guardate, allora ci mettiamo nella stessa posizione che abbiamo fatto il plank adesso, sempre con le gambe abbastanza vicine, ma andiamo a le braccia distese, andiamo a portare la mano alla spalla, così, così, tap, questo si chiama tap, ok? Così, perfetto, side to side, da una parte all'altra, così, bravissimo. Anche qui non è questione di velocità, prendete il vostro ritmo, dovete portare il peso da un lato all'altro, ok? Spostate il peso e portate sulla mano, perfetto, quando liberate una mano la portate alla spalla, perfetto, ok. Sembra un esercizietto così, da fare in surplus, e invece paga un gran bel esercizio. Core stability, questo dà in modo di far lavorare sempre dei muscoli, ma soprattutto di mantenere un certo equilibrio e una certa stabilità quando andiamo a fare qualsiasi esercizio. Ne facciamo due round, adesso andiamo a fare il secondo, perfetto. Ok, allora, le gambe strette, non che si toccano, però vicine, e andiamo a portare così, bravissimi, perfetto, perfetto, bravi, ok, così, andiamo a portare su la mano a toccare la spalla, la mano che si alleggerisce tocca la spalla, perfetto, così, così, bravissimi, perfetto, perfetto, ok. Bene, il prossimo esercizio, cominciamo da questa posizione, poi lo farò anche in sezione. Adesso spostavamo il peso e portavamo una mano su, giusto? Adesso cosa facciamo? Stacchiamo mano destra e piede sinistro e si incontrano. Mano sinistra e piede destro e si incontrano sotto. Andiamo a toccare praticamente la suola o il tallone o la punta in diagonale, così. Gambe larghe dietro e facciamo questo, ok? Andiamo a toccare il piede in diagonale, il contrario, la mano destra tocca il piede sinistro, la mano sinistra tocca il piede destro, ok? Questo esercizio core stability, ok? Perfetto, bravissimi, bravissime, così. Non è un esercizio semplice, bisogna essere coordinati, bisogna cercare proprio la coordinazione, perfetto, bravissimi. Adesso lo farò anche in sezione. Qui andiamo veramente a far lavorare molti muscoli, facciamo entrare in campo tanti muscoli, ok? Grandi, piccoli muscoli che quando andate a tirare praticamente spinge il tricipite e si accorcia il quadricipite. Quadricipite e tricipite femorale sono muscoli antagonisti, lavorano in questo senso. Ok, perfetto, così, ok, ok, bravissimi, andate tranquillamente così, bravi, perfetto, andiamo a alternare il tocco, mano destra, piede sinistro, mano sinistra, piede destro, bravi, così, prendete il ritmo, l'importante è che prendete il ritmo giusto, perfetto. Ok, bravissimi, bravissimi, ok, bene. Adesso andiamo a fare il plank laterale, comincerò da destra, poi lo farò a sinistra. Bene, così, ok, bravi. Allora, cercate una posizione comoda, ecco, devo trovare anche qui, posizione più comoda, un piede sopra l'altro, importante che il bacino spinga verso l'alto, ok, così. Perfetto, bravi, su, dovete spingere col bacino verso l'alto, mantenere questa posizione, braccio lo tenete pure qui, tranquillamente, bravissimi, ecco, questo sempre, adesso ve lo mostro sia dalla parte destra e poi a parte sinistra, questa è la posizione corretta, su, spingete col bacino verso l'alto, mantenete la posizione, chi è già più avanti può tenere anche il braccio così, ok? Più anche questo alzato, perfetto,
bravissimi. Adesso lo andiamo a fare da questa parte. Ok, pensavo di trovare un po' di ombra da questa parte, invece va benissimo, va benissimo. Stiamo puntando ad arrivare alla fine del primo ciclo, in modo che abbiamo un minuto di recupero e ci reidratiamo, ok? Pronti? Allora, state belli distesi, pronti a portare il bacino verso l'alto, ok? Così, su, spingete qui, perfetto. Perfetto, tenete così, tenete questa posizione, bravi, bravi, ok. Su, tenete su, sempre il bacino, è il bacino che spinge in modo da far lavorare i laterali e gli obliqui, muscoli che di solito non andiamo a far lavorare. Chi è già più avanti può tenere il braccio in questa posizione. Perfetto, bravissimi, abbiamo fatto il plank laterale. Adesso andiamo con il crunch alternato, o il crunch sarebbe gli addominali bike a bicicletta, ok? Cioè questo, ok? Vi ricordate questo esercizio? Bene, state più giù, recuperate in questa posizione, ne faremo due round, ok? Bene, bene, ok, la giornata è bellissima e andiamo a lavorare così. Allora, cercate, allora l'obiettivo qual è? Che la spalla spinge il gomito verso, questo è l'obiettivo, tenendo le spalle alzate, l'obiettivo è questo, ok? Andate a fare il movimento, anche se non riuscite a portarlo completamente, c'è nessun problema, ok? Provateci, è solo questione di tempo, perfetto, è solo questione. Tiro su e poi ritorniamo giù, bene, così, così, torniamo giù, recuperate, respirate, che andiamo a fare il secondo round, ok? Perfetto, bravissimi, rilassiamoci così un attimo, respirate, recuperiamo questi 30 secondi che sono già finiti, su, andiamo a fare questo. Allora, questo cercate di farlo anche fino a dove riuscite, però cercate di portare movimento, andare in torsione con il busto, perché qui vanno a lavorare laterali, addominali alti e bassi, i glutei, vanno a lavorare tanti muscoli, compresi gli obliqui, le maniglie dell'amore che tanti vogliono disfarsene. Oh, perfetto, benissimo. Ok, il prossimo esercizio che andiamo a fare è il crunch con le gambe abbassate, cioè questo. La posizione è quella del crunch alternato, solo qui teniamo le gambe in questa posizione giù, ok? E con le braccia distese andiamo a fare questo, ok? Ecco, qui l'esercizio, l'importante è tenere le gambe giù, ok? Bene, allora questo è l'obiettivo. Però quando si inizia, specialmente, più che sufficiente portare i polsi alle ginocchia, perché il crunch basterebbe fare questo, no? Mentre noi andiamo a far lavorare tanti più muscoli, anche qui. Quando siamo in questa posizione facciamo lavorare anche i dorsali, ok? Che spingono, in modo che con le mani riusciamo a tenere giù le gambe, ok? Bravissimi! E anche qui, ok. Non è una gara, recuperiamo così, non è una gara, ok? Dunque, cerchiamo di fare l'esercizio in modo corretto, primo step. Secondo step, una volta che facciamo l'esercizio corretto, vediamo per quante ripetute riusciamo a tenerlo. Dunque, all'interno di 30 secondi riusciamo 3 volte, 4 volte, benissimo. Domani l'obiettivo è 5, ma l'importante è fare l'esercizio, anche se ne faccio uno. Pronti? Andiamo! Così, perfetto, ok, ognuno deve mettersi un obiettivo, dunque andremo a lavorare, perfetto, così, così, bravi, vostro obiettivo sarà questo, ok, ok, e andate a spingere sempre di più, si comincia che basta dai polsi per arrivare all'obiettivo che è questo, ok, benissimo.
Ok, rimaniamo in questa posizione per fare l'ultimo round del ciclo, ok, che sarà Hell Touch. Allora, in questa posizione, sempre con le gambe piegate, non barate, non tiratele troppo sotto i glutei, andremo a toccare così, ok? Questo è il touch. Andremo a far lavorare, allora, spalle dorsali per rimanere su e dare modo che le braccia vadano a toccare, le mani vadano a toccare i talloni. Allora, in questo modo stiamo facendo lavorare i laterali. Se volete farlo come faccio io, estendendo anche le braccia, facciamo lavorare anche i tricipiti e i bicipiti delle braccia, ok? Se facciamo questo, allora così andiamo a far allungare e contrarre i muscoli laterali. Bravissimi, bravissimi, così, così, ok, go, go, perfetto, benissimo. Abbiamo concluso il primo round. Perfetto, perfetto, abbiamo concluso il primo round, avevo una roba sotto la schiena, benissimo, spero che mi vediate bene, adesso anch'io a idratarmi, grande Seba, allora vediamo, vediamo se riesco a leggervi, ok, Marco, Marco, Davide, ok, ciao Paolo, Doc, Daniele, ciao Dani, Filippo, benissimo, Monica, ciao, oggi faccio manca, va bene, perdonata, grande, e anche Michele, Michele, oggi tocca i biscotti, sicuramente si starà allenando. Bene, adesso andiamo a fare il crunch con le gambe sollevate, cioè stessa posizione, andiamo a fare questo. Braccia ben distese e su, così, e su, bravissimi, bravissimi, così, bravi, perfetto. Andiamo e anche di questo andremo a farne due round, ok? Perfetto, perfetto così, ecco. Anche qui va il discorso di prima, all'inizio va benissimo farle portare su, ok, benissimo. Allora, vediamo, vediamo, oh qua, che se no mi spacco la schiena, benissimo. Allora, pronti per il secondo round di crunch, ma con le gambe alzate. Come vi dicevo, va benissimo anche quando con le gambe alzate portate praticamente qui, ok. Allora, anche se fate questo e portate i polsi alle ginocchia, va bene, perché il crunch comunque sta lavorando. Poi l'obiettivo è fare questo, ok? Arrivare a fare 30 secondi, così, tirando su, perché qui spingono, oltre a lavorare con gli addominali, spingono i dorsali, ok? Bravissimi, bravissimi, questo è l'obiettivo. Ecco, bravissimi, ok, perfetto. Adesso questo, dopo il fatto con le gambe alzate, è propedeutico per fare due round della butterfly, ok? Butterfly, che voi vedete praticamente da questa posizione, con le braccia belle aperte, andiamo a toccare i talloni, ok? Dunque il movimento sarà proprio braccia, gambe, coordinato, da andare a toccare i talloni come due ali di farfalla, ok? È questo, questo è l'esercizio, ok? Perfetto, abbiamo 30 secondi di riposo per poi poter riposare praticamente braccia, gambe, addominali per fare questo esercizio. Allora, l'esercizio deve essere sinuoso, morbido, ok? Ben coordinato, tranquillo, piano, senza problemi, così, così, ok? Bravissimi, perfetto, e dobbiamo farne due round, ok? Bravi, bravi, così, due round sono ben fatti. Allora, potete rilassarvi così 30 secondi oppure rimanere nella posizione così supina, in modo che potete recuperare e respirare. Bravissimi, bravissimi, ok. Allora, posizione di partenza, io di solito parto con le braccia aperte, faccio così,
Oh, ok. Allora, non è una gara, ok? L'importante è essere coordinati, così, così. Bravissimi. Ecco, anche oggi questo lo sento particolarmente. Si fa sentire anche l'ora di bici stamattina. Benissimo. Bravi. Bravi. Ok, ci siamo, sinuosi. Oh, perfetto, perfetto. Gran bel allenamento. Allora, il prossimo esercizio vado a farlo prima così e poi lo faccio fronte camera. Russian twist. Ok, ricordate questo. Allora, dovremmo trovare un punto dove potete stare bene in equilibrio, ok? Vedo se qui è così. Allora, bene in equilibrio sulle gambe e dobbiamo cominciare a fare questo, ok? Allora, cercate prima l'equilibrio, gambe alzate, braccia alzate, così. Poi l'obiettivo è arrivare a toccare a terra con la mano opposta, ok? In modo da andare indietro con il busto e in torsione, così, così. Però all'inizio cercate l'equilibrio, va benissimo questo. Cercate l'equilibrio, ok? Ecco, poi l'obiettivo è questo. Perfetto. Adesso lo farò fronte camera, così magari lo vedete anche in sezione. Benissimo, ok. Sempre tranquillo. Una libellula si è appoggiata. Beh, porterà fortuna? Penso di sì. Bravi, bravi. Ok, ok. Pronti per il secondo round di Russian Twist. Ok, perfetto. Sulle gambe, questo è l'esercizio. Sulle gambe e dovete stare in equilibrio. Poi cominciate ad andare in torsione e cercate di portare le braccia, le mani a toccare per terra da un lato all'altro, ok? Questo viene con il tempo e l'allenamento perché dovete mantenere l'equilibrio, andare indietro con il busto in modo che riusciate a tenere sia le gambe alzate che il busto in torsione. Bravissimi, bravissimi. Allora, esercizio non facile ma paga tanto in termini di allenamento. Perfetto, ok, ok, bene. Adesso cominciamo con il climb. Si comincia come le planche, portiamo le braccia lungo distese, belle stese, e portiamo le ginocchia all'interno delle braccia, ok? In questo modo, così, ok? Perfetto, perfetto. Allora, cercate più che la velocità, l'elasticità nei movimenti, ok? Così, spingete in avanti, ok? Chi è già bello elastico può aumentare la frequenza, la velocità, ok? Benissimo, benissimo, perfetto. Perfetto, sono bello sudato. Perfetto, perfetto. Ok, questo è il primo climb. Il secondo climb lo facciamo stessa posizione, solo che le ginocchia non andranno all'interno delle braccia ma cercheranno di andare all'esterno. Puntiamo verso l'esterno e in avanti. Ok, perfetto. Pronti? Climb. Così. Ok, così. Così. Bravi. Oh. Oh, ecco. Questo è anche qui. Cercate l'elasticità, cioè andare in torsione col bacino, spingere verso l'esterno, spingere in avanti, ok? Ecco, questo è l'obiettivo. Perfetto. Elasticità dei movimenti. Perfetto. Perfetto. Ok, benissimo, benissimo. Ecco, questo è quanto. Perfetto. Il prossimo climb invece andremo stessa posizione, solo che le ginocchia andranno a incrociarsi, nel senso il ginocchio destro cercherà di andare incontro al gomito sinistro, il ginocchio sinistro incontro al gomito destro. Ecco, facendo questo esercizio, così,
ok? Così. Allora andremo sempre in torsione con il busto, ecco, come abbiamo fatto prima, solo che prima abbiamo spinto verso l'esterno, adesso lo faremo girare verso l'interno, ok? Perfetto. Qui andiamo a coinvolgere un altro completo, treno completo di muscoli, ok? Perfetto, benissimo, bravi, ok. Anche questo si fa sentire. Bravissimi, bravissimi, ok, 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 oh, perfetto. Adesso andiamo a fare sempre nella posizione che abbiamo fatto adesso, di crab con le braccia stese, andiamo a fare il crab, il granchio, cioè gambe aperte dietro, divaricate, gambe, mani e braccia, le mani alla larghezza delle spalle e portiamo la mano destra vicino, mano e gamba destra vicino alla sinistra e viceversa. Poi torniamo al centro, poi torniamo a destra, poi torniamo al centro e andiamo a sinistra. Centro e poi sinistra. Ok, così, così andiamo a fare questi esercizi. Bravissimi, bravissimi, ok, perfetto, bravi, bravi. Ecco qua, destra, poi torniamo al centro. Benissimo. Anche questo grandissimo esercizio di core stability, ok, perfetto, perfetto. Adesso, e ne facciamo sempre due round. Io vi dico sempre, usate il primo round per prendere confidenza, diventare confident con l'esercizio, poi magari nel secondo cominciate a giocarci, ok, pronti, gambe là, perfetto, così. Così, bravi. Sapete che diventate sempre più bravi perché comunque abbiamo scelto dall'inizio di fare 30 secondi e 30 secondi di recupero, ok? Bravissimi, ok. Ecco, questo comporta che siete sempre ad alta intensità. Bravissimi, ok. Perfetto. E adesso continuiamo verso anche il mio personale obiettivo. Adesso andremo a fare i piegamenti sulle braccia. Allora, piegamenti sulle braccia che io 50 giorni, 59 giorni fa ho cominciato a fare sulle ginocchia. Adesso abbiamo cominciato da qualche giorno a farli completi. Così. Allora, le mani al braccia, andiamo giù, 1, 2, 3, sto contando, 4, 5, 6, perché l'obiettivo è farne 8, 7, e 8, perfetto. Allora, nei 3 andremo a fare 3 round di piegamenti sulle braccia, allora, perfetto, Allora, io ho cominciato facendo 7, 7, 7. Poi, il giorno dopo, abbiamo fatto 8, 7, 7. In un altro giorno ho fatto 8. Oggi andrò a fare 8, 8 e l'ultima 7. Ok? Perfetto. Anzi, no, ho già fatto. Oggi farò 8, 8, 8. Perché ho fatto 8, 8. Esatto. Benissimo. Allora, secondo round, 1, 2, 3, le braccia non vanno verso fuori ma vanno indietro, ok? A circa 30 gradi, perfetto, 6, perfetto, 7, e 8, così, fatto anche ieri e poi ho fatto 7 nel terzo round, oggi, perfetto. Andrò a fare 8 anche nel terzo round. Domani, dunque avrò fatto 8, 8, 8. Domani andrò a fare 9, 8, 8 e via così. Così sarà piramidale, si va ad aumentare piano piano anche i piegamenti sulle braccia. Benissimo, ok. È un consiglio che vi do. Non partite con 15 il primo, 4 il secondo e 1 al terzo.
andate graduali, ok, una, due e tre, 4, 5 e 6, perfetto, 7 e 8, perfetto, così, così, rimango così, perfetto, ok, bravi, bravi, sono sicuro che c'è chi è già più avanti e sta già lavorando bene, bravissimi, bravissimi. Bene, adesso 30 secondi di riposo, andare a fare la spinta isometrica. Due round, ok? Due round di spinta isometrica, cioè ci mettiamo così, gambe e busto cercate di arrivare a 90 gradi, braccia lungo il corpo e spingiamo così. Allora, dovete cercare di tirare le gambe verso di voi, ok? Bravissimi. Le gambe verso di voi, però il 10% lo dedicate a spingere verso il basso per tenere, per sostenere il peso del corpo, ok? Dunque, belli dritti, testa dritta, petto in fuori, oh, bravissimo. Io sento sempre le braccia che vibrano, vuol dire che sto lavorando, sto facendo lavorare proprio le braccia. Questo è un gran bel esercizio per la forza. Bravi, bravi, molto bravi. Perfetto. Bene, 90 gradi, braccia lungo il busto, così allargate bene le dita in modo da avere una spinta omogenea e spingete verso il basso e tirate verso di voi. Allora, tirate verso di voi per il 90% della spinta, un 10% verso il basso, petto in fuori, belle spalle larghe, guardate dritti verso di voi, non come sto facendo io adesso, ok? E se sentite vibrare le braccia vuol dire che tutto è a posto, state lavorando bene. Perfetto. Bene, e anche questo esercizio per le braccia l'abbiamo fatto alla grande. Adesso, distesi così, ci prepariamo per un round di L touch. Questo, ricordate? Allora, gambe così, detenete, piegate, non troppo vicine, ok, ai glutei, se no non serve a tanto, perché dovete alzare le spalle per andare incontro con le mani a toccare i talloni, così. Questo è l'esercizio. Se volete farlo ancora più completo, portate a toccare sotto le braccia le mani, così, ok? Se volete fare un esercizio in più, ancora più completo, perché qui vanno a lavorare i laterali. I laterali si contraggono e si rilassano, in modo da insegniamo sia a lavorare in contrazione, sia quando vanno in estensione. Perfetto, bravissimi, bravissimi veramente. Allora, adesso ci prepariamo per gli ultimi due round della nostra routine ad alta intensità. Andate poi a vedere sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, così potrete vedere tutti i video, oppure prendere spunto per qualche vostra routine o qualche esercizio da inserire. Allora, perno sui talloni, spingiamo sul bacino, glutei contratti e belli dritti così. Perfetto, braccia indietro, bravissimi, così, così, perfetto, perfetto, così, bravissimi, bravissimi, ok, ok, perfetto, un attimo di relax. Poi andiamo a fare il secondo round di plank inverso. Bravi, recuperate, respirate. Dopo aver fatto l'ultimo round di plank inverso, aver concluso il ciclo, andiamo a lavorare sui glutei. Facciamo una routine di esercizi per i glutei, abduttori e adduttori. Dunque, glutei e gambe. Perfetto. Su,
Andiamo su, glutei contratti, glutei contratti, così, bravi, bravi, glutei contratti, la testa potete tenerla indietro, a metà o in avanti per guardare, se magari vedete che andate un po' giù, glutei contratti e vi riportate nella posizione corretta. Qui andiamo a riaprire la cassa toracica, respirare bene e portare tutti i muscoli in una posizione consona. Bravissimi! Perfetto, allenamento completato adesso. Bravi, bravi, bravi e bravi. Allora, anche qui, come sempre, ci prendiamo un minuto e vengo qui a salutarvi. Allora, eravamo rimasti a Michele, Irene grandissima, Damiano bravissimo, ben collegato, grande, grande team, siete davvero un gran bel team. Gianmarco grandissimo, Franco ciao, ok, Byron, ok, ciao Paola, benissimo, bene ragazzi. Allora, adesso andiamo, mi bevo un attimo perché contro sole, tra l'altro, si sente proprio, il sole è primaverile, ma becca. Allora, adesso andiamo a lavorare con gli esercizi per i glutei. Oh. Allora, complimenti ancora perché più avanti va il clima, fare una routine da 38 minuti ad alta intensità, bisogna essere bravi, siete bravissimi e sono orgoglioso di voi. Allora, per far lavorare questi muscoli, i glutei, praticamente e sotto ci sono anche gli ischiochiurali che i Fabici come oggi io, li sfruttiamo tanto, dobbiamo partire col primo esercizio e il primo esercizio è l'affondo, questo, ok? Io adesso vado giù, tocco il ginocchio, poi non lo toccherò perché dobbiamo far lavorare il gluteo. Allora, la gamba è così, quando siamo in questa posizione, per vedere il busto se è a posto, dobbiamo vedere la punta del piede sopra il ginocchio, così, la vediamo, vuol dire che il busto è a posto. Spingiamo sul tallone, andiamo su e portiamo su il ginocchio contrario. Dunque, l'esercizio lo faccio uno adesso, è questo. Ok? Uno e via. Ne facciamo 5 da questa parte e 5 nell'altra gamba. Ok, benissimo. Partiamo, pronti? Uno, ok, due, dovete spingere sul tallone. 3, 4 e 5. Perfetto. Adesso ci giriamo da questa parte. Ok, perfetto. E andiamo a fare la stessa cosa con l'altra gamba, solo che andiamo a far lavorare il gluteo sinistro e andiamo a fare questo. Ok, così dobbiamo andare giù col ginocchio e su. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. Benissimo. Allora, di questo esercizio potete fare tutti i multipli di 5. Ok, quando fate multipli di 5 vedete voi come andrà a lavorare meglio. Allora, non mi sono posizionato la sedia, ma come avete visto ieri, per fare un esercizio un po' più che vada a far lavorare di più il gluteo, c'è l'affondo bulgaro, cioè mettete il collo del piede sopra una sedia e andate giù con l'altro, ok? È l'affondo bulgaro. Fatto questo, andiamo a fare un altro esercizio per i glutei. Dunque, i piedi sono alla larghezza delle spalle. Ok, teniamo questa larghezza. Le mani, ok, dobbiamo toccare i palmi per terra, andando giù in accovacciata, così, ok? Facciamo uno squat, andiamo su, ok? Inspiriamo qui, quando torniamo su, espiriamo, ok? Perfetto, parto io, ne facciamo 10. 2, 3, tenete la schiena dritta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto. Allora, anche di questo potete farne multipli di 10. Cosa vuol dire però? Che tra un 10 e un 10 dovete comunque rifiatare magari 30 secondi, un minuto, perché adesso con il caldo magari può venire su e giù qualche svarione. Benissimo. Terzo esercizio per i glutei, ecco. Allora, ci mettiamo in questa posizione, io lo consiglio sempre come risveglio muscolare al mattino. Allora, ben distesi, le gambe sono a 30 gradi, le mani lungo il corpo, inspiriamo in questa posizione, glutei contratti e spingiamo verso su. Quando siamo qui,
buttiamo fuori l'aria e contiamo uno. Ok, perfetto, ne facciamo 5. Pronti? Inspiriamo, glutei contratti, fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto, ne ho fatti 6, ormai avevo preso il ritmo. Ok, allora, ne facciamo 5 ancora, però con una variante. Apriamo 4-5 cm le gambe. Ok, perfetto, così la testa e il femore che è dentro il bacino va a lavorare in un'altra posizione. Stessa posizione, respiriamo giù, contratti, su, espiriamo e contiamo uno. Perfetto, pronti? 1, 2, sentite come lavora? 3, 4, 5, perfetto, benissimo. E anche questo esercizio abbiamo fatto lavorare i muscoli dei glutei, perfetto. Allora, adesso invece andiamo a far lavorare, mi posizionerò per terra, andiamo a far lavorare i muscoli adduttori e abduttori, cioè i muscoli interno ed esterno delle gambe, ok? Dunque, andiamo a riposizionarci giù in questa posizione, dovreste vedermi così perfettamente. Ok, allora, abduttore, muscolo esterno tra tricipite e quadricipite femorale. Questo non serve a nulla, ok? Andiamo su a 30 gradi e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piede a martello, gamba dritta. Ok, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravi, bravi, bravi. Così, così va bene. 26, 27, 28, 29 e 30. Dobbiamo farne 50, mi raccomando. Su, su, su. Su, su, su. 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Su. Ok, ok. Siamo a 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Da qui lasciate cadere indietro il tallone e andrà da massima estensione a finire dietro il ginocchio. Mettete la mano qui e abbiamo già cominciato a far lavorare l'adduttore, muscolo interno della coscia tra tricipite e quadricipite femorale. Benissimo, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, benissimo. Allora, gamba, piede a martello e gamba dritta. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40. Su, su, dobbiamo farne 80. Il problema, vedete, l'escursione è questa, ok? Ok, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 9, 60. Benissimo, benissimo. Perfetto, perfetto, 65, 67, 68, 69, 70, su, su, altri 10, dai, 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 ok, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, perfetto, bravissimi. Adesso ci giriamo, andiamo a fare lo stesso esercizio dall'altro lato. Dunque, andremo a far lavorare l'abduttore sinistro, ok? Questo muscolo, questa parte, questo non serve a nulla, abbiamo detto, su a 30 gradi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, perfetto, bravissimi, perfetto, ok, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allora, piedi a martello, gamba dritta, ok, 25, 26, 27, 29, 30, dobbiamo farne 50, su, 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 perfetto, 36, 37, 38, 39, 40, bravi, bravi, piede a martello, gamba dritta, ok, 46, 47, 48, 49 e 50, lasciate cadere il tallone dietro al ginocchio, dalla massima estensione giù, siamo già pronti per far lavorare l'adduttore, ok, benissimo. Bravi, sempre muscolo interno,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Piedi a martello, gamba dritta, bravissimi, bravissimi. Ok, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40. Su, su, dobbiamo farne 80. Vedete, ma l'escursione ce lo permette, lo stiamo allenando. Ok, 48, 49, 50. Ok, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Io comincio a lavorare adesso, adesso lo sento. Benissimo. 66, 67, 68, 69, 70. Piede a martello, gamba dritta. Bravissimi, bravissimi. 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Bravissimi. Ok, e anche ho fatto la routine ad alta intensità. Poi siamo andati a lavorare glutei, adduttori e abduttori. Dunque, i glutei, la parte lombare, poi abbiamo fatto le gambe. Adesso passiamo a quello che a mio parere è la parte più importante. Vi rubo altri 2 minuti e andiamo a fare stretching. Lo stretching va fatto sempre dopo aver fatto una prestazione fisica, cioè dopo aver fatto sport, qualsiasi tipo di sport. Prima fate solo questo, solo questo. Fate solo ginocchia, caviglie, bacino, tutte le nostre articolazioni, il collo, destra e sinistra, ok? Non andate a strecciare, a correre dopo che siete stati sul divano, belli rilassati o a letto, andate al mattino prima. Lo stretching va fatto dopo, perché i muscoli, quando fate dello sport, si accorciano e si ingrossano. Solo alla fine andiamo ad allungarli. Ok, fatto questa premessa, adesso andiamo a fare lo stretching. Allora, primo esercizio, una mano sopra l'altra, come volete, e andiamo su. L'obiettivo è arrivare così. Io mi aiuto con l'ombra del sole, che vedo che sono bello dritto. 59 giorni fa arrivavo, adesso riesco a mantenere 10 secondi così. Bravissimi, perfetto. L'altro esercizio, portate il braccio dietro la testa, ok? E tiratelo così, strecciatelo, in modo che andiamo a strecciare i laterali e a scaricare il trapezio. Bravissimi. Stessa cosa con l'altro braccio. La mano dietro dovete proprio sentirla bella in relax, ok? Perfetto, bravissimi. Bene. Questo andiamo a fare. L'altro esercizio, gambe dritte, né piegate in avanti né indietro, cercate nelle dritte, lasciamo fare la forza di gravità, andiamo giù, ok? Andiamo a stirare tutta questa parte, lasciate fare alla forza di gravità, ok? Non gambe indietro, non troppo in avanti, ok? Così, bravissimi, lasciate fare la forza di gravità. Prima di alzarvi, piegate le ginocchia e su. Piccolo trucco sempre, per non prendere il colpo della strega, quando dovete sollevare un piede, piegate le gambe, schiena dritta e usate i quadricipiti per alzarli. Bene, fatto questo, esercizi per chi in bicicletta, camminate. Allora, il primo esercizio, gambe molto vicine, anche se non attaccate, andate indietro con le mani e state dietro ai polpacci con le mani, così. Contate fino a 10, più giù andate meglio è, ma non forzate. Ok, così, bravissimi. Piegate e tornate su. L'altro esercizio, incrociate le gambe, andate giù, lasciate fare la forza di gravità, anche qui, 1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Dall'altra parte, incrociamo così, andiamo giù, bravissimi, ok, 1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Adesso stiamo un po' in equilibrio e strecciamo quadricipite femorale, questo, bravissimi, poi l'altro, così, ok, bravi, bravi, ecco, lo andiamo, vediamo se riesco a stare un po' in equilibrio, benissimo, ok, così, bravi, ok, fatto questo, ultimi 2 esercizi, uno, andiamo a scaricare, prima a terra e poi mi alzo, i glutei. Allora,
giriamo il bacino così, vedete, perfetto, e mettiamo il tallone sopra il ginocchio, braccia distese, contiamo fino a 10 e siamo, perfetto. Adesso andiamo in rotazione col bacino per tenerlo così, mettiamo il tallone sopra il ginocchio, bravissimi, e anche qui, perfetto. L'altro esercizio per strecciare i glutei è questo. Allora, sempre i piedi a larghezza delle spalle, andiamo giù come per fare lo squat accovacciati come prima, solo che le braccia sono in avanti, le mani, la mano a pugno dentro l'altro, andiamo con i gomiti all'interno delle ginocchia e tiriamo il pugno verso il petto, sentirete la pressione sulla parte dei dinguini, lombare, i glutei, tenete così 1600, 1700, 1800, 1900 e 10 finché sentite lavorare, perfetto. Ultimo esercizio, allora teniamo metatarso lungo la tibia, ci mettiamo così, spingete in avanti il più possibile le mani e poi portate la testa verso le ginocchia, così, bravissimi, bravissimi, 1700, 1800, 1900 e 10, bravi, bravi, veramente, e anche per oggi abbiamo fatto un grandissimo allenamento, bravi, bravi, oh, perfetto, adesso posso vedervi, veramente, ciao Glenda. Ok, ragazzi, cosa dirvi? Vi do appuntamento, domani è domenica, vi do appuntamento a domani, sempre alle 17, andate a visitare anche il canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, in modo che potete vedere tutti i video sulla nutrizione. E spero di riuscire a inserire per domani anche l'ultimo video che ho realizzato sui terzo macronutriente, sui grassi. Benissimo, allora che dire, vi siete meritati un bel tè con tre biscotti perché l'abbiamo fatto. Bravissimi, vi aspetto domani sempre alle 17 qui in diretta. Ciao ciao, ciao a tutti!